ormai è una tradizione che agli ultimi saloni del gusto ci siamo presentati come territorio, come Val d'Arno e non come singoli comuni. Anche quest'anno facciamo la stessa scelta, abbiamo fatto la stessa scelta perché tra l'altro presentiamo il piano di sviluppo locale che è connesso al riconoscimento del distretto rurale, che è una grande opportunità per il nostro territorio. Il Val d'Arno è stato per tanti anni, ha avuto come motore dell'economia l'industria e se devo dire un po' la parte agroalimentare è stata lasciata un po' a se stessa. Da alcuni anni ci stiamo lavorando, ci sono tanti imprenditori che sono nuovamente dedicati a questa parte dell'economia e credo ci sia anche prodotti di qualità che possono essere sviluppati. È una grande opportunità anche per i nostri giovani perché il distretto rurale potrà accedere a finanziamenti, potrà avere delle agevolazioni fiscali, potrà muovendosi compatto fare dei progetti che possono essere anche oggetto di finanziamento da parte della comunità europea. Quindi noi con questo piano di sviluppo che presentiamo crediamo di mettere a disposizione dei nostri giovani una possibilità di fare impresa e di poter sviluppare delle attività economiche che possono essere interessanti per il nostro territorio e naturalmente dare una mano a quei produttori già che oggi si sono strutturati per poter produrre quella parte di agroalimentare che è una filiera corta e che rappresenta un'eccellenza e una grande qualità per le nostre produzioni.